Amici, buon martedì e bentornati al Mondiale con i dadi. Siamo nel corso della quinta settimana di qualificazioni, oggi giorno 22. Due gironi come al solito, uno da 4 e uno da 3. Il girone da 4 sarà Asia 12, mentre il gruppo da 3 sarà quello europeo numero 12, quindi Europa 12. E vediamo quali saranno le squadre protagoniste di oggi. Nel gruppo Asia 12 giocheranno Guam, Thailandia, Uzbekistan e Nuova Caledonia. E direi di iniziare subito da questo girone con la prima partita, che è Guam-Thailandia. Guam in bianco, Thailandia in nero. Vince la Thailandia 4-1, dunque sconfitta l'isoletta di Guam, che fa parte degli Stati Uniti d'America. 3 punti vanno alla Thailandia. La seconda squadra oceanica di questo gruppo, la Nuova Caledonia, esordisce in terra uzbeka, quindi Uzbekistan, Nuova Caledonia, Uzbekistan in bianco, Nuova Caledonia in nero, e vince proprio la Nuova Caledonia 5-2, dunque due vittorie in trasferta in questa prima giornata. Andiamo avanti subito con la seconda giornata, che propone Thailandia, Uzbekistan. Thailandia in bianco, Uzbekistan in nero, un pareggio, divisione della posta, dunque un punto ciascuno. La Thailandia va a 4, l'Uzbekistan invece conquista il suo primo punto. E la seconda giornata si chiude con la sfida tutta oceanica tra Nuova Caledonia e Guam, due isolette protagoniste di questa partita. Nuova Caledonia in bianco, Guam in nero, vediamo chi vince. 4-2 Guam, attenzione, la prima vittoria, i primi punti per Guam, che va a 3 punti, mentre la Nuova Caledonia, dopo la prima vittoria, subisce anche la prima sconfitta e rimane a quota 3 punti in classifica. La Thailandia dunque conduce dopo due giornate con 4 punti, seguono Guam e Nuova Caledonia 3 punti, uno soltanto per l'Uzbekistan. Terza giornata con Uzbekistan Guam, e vediamo se l'Uzbekistan riuscirà a conquistare la prima vittoria. Uzbekistan in bianco, Guam in nero, Guam. L'Uzbekistan perde ancora, e la seconda vittoria in trasferta consecutiva per Guam, che sale in testa alla classifica momentaneamente con 6 punti, mentre l'Uzbekistan si ferma sempre in fondo alla classifica con un solo punto. Il girone d'andata si chiude con Nuova Caledonia, Thailandia, molto importante, 3 punti per la Nuova Caledonia, 4 punti per la Thailandia, vediamo chi vince. Nuova Caledonia in bianco, Thailandia in nero, 2-0 per la Thailandia. La Thailandia vince, conquista 3 punti, grazie ai quali ritorna in vetta alla classifica con 7 punti, mentre la Nuova Caledonia, sconfitta in casa, si ferma a 3. Eccola qua la bella classifica al termine del girone d'andata, con la Thailandia 7, Guam 6, Nuova Caledonia 3, Uzbekistan 1. Girone abbastanza aperto, a parte l'Uzbekistan, che ha soltanto un punto in classifica. Vediamo se riuscirà sin da subito a sbloccare la sua situazione, perché c'è Guam, Uzbekistan. Guam ha 6 punti, l'Uzbekistan solo 1. Guam in bianco, Uzbekistan in nero. Attenzione, 1-0, vittoria di misura, la prima vittoria in questo girone per l'Uzbekistan, che sale a 4 punti e si rilancia anche lui in zona qualificazione. Guam, attenzione, si ferma e rimane a 6 punti. E ora c'è Thailandia, Nuova Caledonia, importante soprattutto per la Nuova Caledonia per non rimanere troppo indietro. Thailandia in bianco, Nuova Caledonia in nero, e vince proprio la Nuova Caledonia 3-2 in trasferta. Il girone si accorcia sempre di più, perché la Nuova Caledonia sale a 6 punti, la Thailandia rimane in testa con 7 punti. Classifica comunque cortissima: Thailandia 7, Guam, Nuova Caledonia 6, Uzbekistan 4. Nelle ultime due giornate può succedere davvero di tutto. Disputiamole dunque con grande interesse. Thailandia, Guam, Thailandia 7 punti, Guam 6. Partitona: Thailandia in bianco, Guam in nero, 5-0 per Guam, 5-0 per Guam. La Thailandia viene sconfitta per la seconda volta consecutiva, entrambe le sconfitte in casa. Stavolta perde addirittura 5-0 con Guam, che si prende la vetta dalla classifica momentanea con 9 punti, 7 per la Thailandia. E ora la Nuova Caledonia è costretta a rispondere. Nuova Caledonia, Uzbekistan, Nuova Caledonia in bianco, Uzbekistan in nero, 4-0 per la Nuova Caledonia. Dunque l'Uzbekistan è praticamente fuori dai giochi. La Nuova Caledonia conquista 3 punti, grazie ai quali raggiunge proprio Guam in testa alla classifica con 9 punti. L'unica cosa certa di questo girone è che l'Uzbekistan è eliminato. Le altre 3 possono vincere tutte. Vediamo però prima la differenza reti.
Situazione davvero molto molto interessante ed intrigante, vediamola insieme con la differenza reti. In testa ci sono due squadre, Guam e Nuova Caledonia, con 9 punti ed entrambe hanno più 4 di differenza reti, con la Nuova Caledonia che ha 14 gol fatti e 10 subiti, mentre Guam ha 12 gol fatti e 8 subiti, quindi la Nuova Caledonia ha 2 gol in più fatti, un leggero vantaggio che però potrebbe essere determinante perché c'è lo scontro diretto, l'ultima partita infatti, vedete, è proprio Guam Nuova Caledonia. In caso di pareggio in questa partita i favori andrebbero alla Nuova Caledonia grazie appunto a quei 14 gol fatti contro i 12 di Guam. Però attenzione perché c'è anche la Thailandia in gioco, la Thailandia giocherà contro l'Uzbekistan, vincendo andrebbe a 10 punti anche lei. L'unico problema è che la Thailandia ha meno 1 di differenza reti e quindi deve cercare assolutamente di migliorare la propria differenza reti con una vittoria ad esempio con 5 gol di scarto che la farebbe andare da meno 1 a più 4 e poi dovrebbe sperare in un pareggio tra Guam e Nuova Caledonia. La Thailandia ha davvero poche possibilità di qualificarsi in questo girone. Disputiamo comunque le ultime due partite partendo proprio da Uzbekistan-Thailandia. La Thailandia deve vincere 5-0 per avere qualche possibilità. Uzbekistan in bianco, Thailandia in nero. 3-0 vince la Thailandia, ma con soli 3 gol di scarto. Però attenzione, vediamo, la Thailandia sale a 10 punti e va a più 2 di differenza reti. L'Uzbekistan invece è ancora sconfitto, chiude con 4 punti e meno 10 in differenza reti. Ora manca solo una partita, Nuova Caledonia e Guam, entrambe hanno 9 punti, quindi chi vince va a 12 e vince il girone. In caso di parità andrebbero tutte e due a 10 punti, a pari anche con la Thailandia. A quel punto si vedrebbe la differenza reti, che per la Thailandia è a più 2, mentre Guam e Nuova Caledonia pareggiando non modificherebbero la propria differenza reti e sarebbero entrambe a più 4. Ma come detto prima, la Nuova Caledonia ha segnato 2 gol in più di Guam, quindi in caso di pareggio a qualificarsi in questo girone sarebbe la Nuova Caledonia. Quindi la Thailandia è matematicamente fuori. Chi vince passa, in caso di pareggio passa la Nuova Caledonia. Super derby oceanico tra Guam e Nuova Caledonia che deciderà la 12esima squadra asiatica qualificata alla fase finale. Disputiamolo subito. Guam in bianco, Nuova Caledonia in nero. Attenzione, 5-3 per la Nuova Caledonia. La vittoria della Nuova Caledonia che dunque conquista 9 punti nelle ultime 3 partite e aveva fatto soltanto 3 punti nel girone d'andata, ne fa ben 9 nel girone di ritorno e chiude dunque con 12 punti. E grazie a questi 12 punti la Nuova Caledonia è la 12esima squadra asiatica qualificata alla fase finale. E salgono dunque a 3 le squadre oceaniche qualificate alla fase finale asiatica, perché l'Oceania, ricordo sempre, è inglobata nell'Asia. Si tratta di Tonga, Samoa e appunto Nuova Caledonia. È arrivato però il momento di decidere la 12esima squadra europea qualificata alla fase finale e sarà appunto il vincente del girone che andremo a vedere adesso. Europa 12 con Bulgaria, Armenia e Albania. 6 partite, la prima delle quali è Bulgaria-Armenia. Bulgaria in bianco, Armenia in nero, 4-1 per la Bulgaria. Dunque bel esordio per la Bulgaria che conquista i primi 3 punti. L'Armenia esordisce con una sconfitta e vediamo la seconda partita tra Albania e Bulgaria. Albania in bianco, Bulgaria in nero, l'Albania vince 5-2, dunque un'altra vittoria della squadra di casa, ancora con 3 reti di scarto. L'Albania conquista i primi 3 punti, la Bulgaria invece rimane a 3 e ora tocca all'Armenia vincere per avere una classifica tutti pari al termine del girone d'andata. Armenia-Albania, Armenia in bianco, Albania in nero, ha vinto l'Albania 0-4. Attenzione, l'Albania dopo il 5-2 la Bulgaria batte e distrugge anche l'Armenia 4-0 e l'Albania dunque si trova in testa al termine del girone d'andata a punteggio pieno con 6 punti, 3 punti per la Bulgaria e 0 per l'Armenia. E vincendo la prossima partita l'Albania conquisterebbe matematicamente l'accesso alla fase finale. Si tratta di Bulgaria-Albania. Bulgaria in bianco, Albania in nero. Vediamo se l'Albania riesce a conquistare la vittoria. Sì! 3-2 in trasferta. Bulgaria 2, Albania 3. L'Albania, vedete, va a 9 punti. La Bulgaria si ferma a 3. A questo punto l'Albania è irraggiungibile. Dopo sole 4 partite abbiamo già il nome della squadra qualificata di questo gruppo. Ma direi di disputare anche le ultime 2 partite. Armenia-Bulgaria. Armenia in bianco, Bulgaria
In nero la Bulgaria vince, lascia l'Armenia a secco ancora a quota 0 punti, la Bulgaria sale a 6 punti, ma ahimè, anzi ai loro, hanno finito le partite, chiudono dunque con 6 punti, l'Albania è a 9 ed è irraggiungibile, ma ancora una partita, vediamo se riuscirà a concludere il girone a punteggio pieno. L'ultima partita è appunto Albania-Armenia, Albania in bianco, Armenia in nero, 5-1 per l'Albania, punteggio pieno. Che bel girone dell'Albania, che conclude con 12 punti, 6 punti invece per la Bulgaria, 0 punti, quindi 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte per l'Armenia. La 12ª squadra qualificata nel continente europeo, quindi la 12ª europea qualificata, è senza dubbio l'Albania. E dunque l'Albania, la 12ª squadra europea a qualificarsi, si aggiunge alle altre 11. A questo punto, vedendo tutte le squadre qualificate, e alla fine del video come al solito vi lascio tutto l'elenco delle squadre finora qualificate, abbiamo 12 africane, 12 asiatiche, 12 europee e 8 americane, quindi praticamente mancano soltanto 4 squadre, 4 nazioni per ogni continente, 4 africane, 4 asiatiche, 4 europee e 4 americane. 16 squadre mancano, infatti mancano proprio 8 giorni, 16 gironi. Domani ci giocherà il giorno 23 e andiamo appunto ad effettuare il sorteggio di questi due gironi del giorno 23, che sono America 9 e Asia 13. Il gruppo America 9 avrà 4 squadre che andiamo adesso a sorteggiare. Le 4 squadre protagoniste di questo nono girone americano sono Montserrat. Quando ci sono squadre un po' particolari mi piace sempre andare a curiosare, a capire dove si trova. Montserrat è un'isola delle piccole Antille situata nel Mar dei Caraibi, quindi una squadra caraibica nel gruppo delle isole Sopravento Settentrionali. E andiamo su Google Maps a vedere dove si trovano. Ecco, si trovano vicino ad Antigua e Barbuda e St. Kitts e Nevis, lì in mezzo ai Caraibi. Vediamo se mette a fuoco. Ecco, di Antigua Barbuda, St. Kitts e Nevis e altre isolette caraibiche, lì si trova anche Montserrat. Ma vediamo chi dovrà andare a giocare in questa splendida isola caraibica. La seconda squadra di questo raggruppamento è il Suriname. Questa è una squadra del Sud America. Montserrat, Suriname, mentre la terza squadra è... wow! Le isole Bermuda! E le isole Bermuda invece sono delle isole sperdute nell'oceano a nord dei Caraibi, vedete qua, i Caraibi sono quelli lì, il puntino rosso sono le isole Bermuda. Quindi non so se si tratti di Caraibi anche quella zona lì, comunque sono un po' isolate. Ma vediamo la quarta squadra di questo girone, Montserrat, Suriname, Bermuda e... un'altra isoletta, Curaçao! Wow! E anche Curaçao si trova nei Caraibi, è un'isola caraibica olandese, quindi fa parte dell'Olanda ed è rinomata per le spiagge nascoste nelle insenature e la grande e ricca barriera corallina. Andiamo a vedere dove si trovano le isole di Curaçao, o meglio l'isola di Curaçao è appena appena sopra il Venezuela, quindi sopra il Sud America, sotto la Repubblica Dominicana. Eccola qua. Sempre il pallino rosso sono... l'isola di Curaçao. Anche Suriname era un'ex colonia olandese, quindi praticamente da quelle parti lì l'Olanda dominava. Quindi possiamo dire che Suriname e Curaçao è praticamente un derby olandese, o quasi. Comunque, le quattro squadre protagoniste del gruppo America 9 sono Montserrat, Suriname, Bermuda e Curaçao. Sempre belli questi viaggi per scoprire paesi sconosciuti, anche solo per sapere dove sono, dove si trovano. Ma passiamo in Asia, dove dobbiamo sorteggiare le due squadre facenti parte il gruppo Asia 13, o meglio, le tre squadre facenti parte il gruppo Asia 13, e vediamo quale sarà la prima di queste tre squadre asiatiche. È un'oceanica ed è la più grossa oceanica che c'è, l'Australia! L'immenso stato oceanico, l'Australia giocherà nel gruppo con il Qatar. Australia, Qatar, se fosse un girone di calcio sarebbe un'interessante sfida. Vediamo se anche la terza, un po' meno dal punto di vista calcistico, la Mongolia.
Riassumiamo questo sorteggio che è andato un po' per le lunghe. L'America 9, il gruppo America 9, composto da Montserrat, Suriname, Bermuda e Curaçao. Il gruppo Asia 13 invece sarà composto da Australia, Qatar e Mongolia. Vi ringrazio per la visione, ci vediamo domani per il giorno 23. Dai che abbiamo quasi finito. Ciao!